Ciao a tutti! Oggi scopriremo lo stegosauro, il gigante con le placche sulla schiena. Siete pronti per un altro viaggio nel tempo? Il nostro viaggio inizia nel Giurassico superiore, circa 150 milioni di anni fa, quando lo stegosauro vagava per la Terra. Era un gigante, lungo fino a 9 metri e pesante più di 5 tonnellate. I primi fossili di stegosauro furono rinvenuti negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo. Da allora, sono stati ritrovati numerosi altri fossili in Nord America, Portogallo e Cina. Lo stegosauro è, appunto, famoso per le sue enormi placche ossee sulla schiena. Queste erano alte fino a 60 cm e disposte in due file parallele. Le placche erano fatte di osso e avevano una forma ovale. Non erano piatte, ma avevano un bordo rialzato lungo il centro, come se fossero dei piccoli tetti. Ma a cosa servivano queste placche? Gli scienziati pensano che potessero avere più scopi. Potrebbero essere state usate per difendersi dai predatori o per regolare la temperatura del corpo. Lo stegosauro aveva anche quattro aculei aguzzi sulla coda. Questi erano lunghi fino a 90 cm e molto affilati. Gli aculei della coda erano un'arma di difesa potentissima contro i suoi nemici. Nonostante le sue dimensioni, lo stegosauro non era un carnivoro. Era un erbivoro e si nutriva principalmente di piante basse come felci e arbusti. La testa dello stegosauro era sorprendentemente piccola rispetto al resto del corpo. Aveva un collo lungo e flessibile che gli permetteva di raggiungere le piante da mangiare. Gli occhi dello stegosauro erano posizionati ai lati della testa, permettendogli di avere una visione periferica ampia. Questo era utile per tenere d'occhio i predatori. Lo stegosauro si muoveva su quattro zampe robuste. Le zampe anteriori erano più corte delle posteriori, il che gli dava un aspetto un po' inclinato. Nonostante le sue dimensioni, lo stegosauro non era un corridore veloce. Gli scienziati pensano che si muovesse lentamente, forse a un passo simile a quello di un elefante. A differenza di alcuni dinosauri, lo stegosauro non deponeva le sue uova in nidi. Invece, le uova venivano deposte direttamente sul terreno. Ma lo stegosauro era un dinosauro intelligente? I fossili di stegosauro hanno rivelato che questi dinosauri avevano un cervello relativamente piccolo, con un volume di circa 60 a 80 cm cubi. Questo è molto piccolo rispetto al cervello di un mammifero di dimensioni simili, come un cavallo o un elefante. Tuttavia, il cervello dello stegosauro era relativamente grande rispetto a quello di altri dinosauri erbivori, come i conilunghi. Non è ancora chiaro, invece, se lo stegosauro vivesse in branchi. I fossili di stegosauro sono spesso ritrovati in gruppi. Questo suggerisce che questi dinosauri vivessero almeno in piccoli gruppi familiari. Ma spesso i fossili di stegosauro sono ritrovati insieme a fossili di altri dinosauri erbivori, come triceratopi e conilunghi. Questo ci può anche far pensare che questi dinosauri vivessero in gruppi misti, per condividere le risorse e proteggersi dai predatori. Lo stegosauro è uno dei dinosauri più famosi ed amati dai bambini. Con le sue placche distintive e gli aculei sulla coda, è difficile non notarlo. Nel mondo dei dinosauri, lo stegosauro è un vero e proprio gigante. Ma nonostante le sue dimensioni, era un animale tranquillo e pacifico. Lo stegosauro è un esempio perfetto di come la natura possa creare creature incredibili e uniche. Ogni parte del suo corpo era adattata per la sopravvivenza in un mondo duro e selvaggio. Ricordate, ci sono ancora molti altri dinosauri da scoprire. Quale dinosauro esploreremo la prossima volta? E ricordate, anche se i dinosauri sono estinti, possono ancora insegnarci molto sul nostro mondo. Grazie per aver guardato il nostro video. Un saluto da Pippo e Tommy.